Allora, siamo con Luca Borsetti, presidente del Pino Dragons, presidente della squadra che ha vinto la Coppa Toscana, un bel successo. Sì, siamo contenti, un percorso che è cominciato a settembre, è stata una partita bella, dura, Siena ha meritato comunque di essere in finale, merita gli onori che si devono concedere a uno sconfitto che ha avuto grande valore. Noi siamo stati bravi, bravi a reggere in difesa, bravi a non perdere, diciamo, la Trebisonda al momento in cui loro hanno cercato di rientrare. Insomma, una bella serata, anzi due belle serate di sport, grazie anche a Lucca e Livorno che hanno animato le semifinali. È stata più difficile la semifinale o la finale? Ma le partite sono in questo caso sempre difficili, credo che indubbiamente la finale sia stata molto molto impegnativa. Siena, come dicevo prima, è una squadra che ha certamente un bel impianto di gioco, però insomma, come sempre, anche ieri è stata una partita molto difficile perché è partita nel modo sbagliato con loro che hanno fatto subito 6 punti di fila. Però devo dire che i ragazzi sia ieri che oggi sono stati all'altezza. Questa partita qui, cioè questo duello Firenze contro Siena, può essere un duello che si riproporrà anche nella finale playoff? Vediamo, perché io posso augurarmi di andare in finale playoff, ma ci sono molte squadre che possono ambire a questo ruolo. Oltre che noi e Siena, certamente sia Lucca che Pallacanestro Livorno, Val di Sieve sta facendo un ottimo campionato e poi qualcun'altra che potrebbe da dietro, che so, infilare un filotto buono e trovarsi lì, insomma. Allora, ultima domanda, sono stati i ragazzi tutti bravi, però dovesse dire, secondo lei, chi è stato il miglior giocatore di questa Final Four? Questo è un qualcosa che mi metterebbe in difficoltà perché i ragazzi sono stati veramente tutti molto bravi. Non faccio una citazione particolare, certamente però vedere finalmente una bella miscela fra i giocatori più esperti e i nostri giovani che poi comunque cominciano ad avere un po' di anzianità con campionati di Serie C e B alle spalle, vedere che finalmente questa miscela si sta creando nel modo giusto grazie anche al lavoro dello staff di Lapo Salvetti. Ecco, il migliore in campo delle due finali, la squadra. Perfetto.